Benvenuti, andiamo a vedere l'oroscopo settimanale. Una cosa però, mi raccomando, guarda, segui il video per l'oroscopo del tuo segno zodiacale, ma anche in special modo quello per il tuo segno ascendente e per quello in cui hai la luna. Mi raccomando, questo vale per avere una previsione molto più accurata per la tua settimana, va bene? Ti lascio al video, buona visione. Ciao caro amico Capricorno, andiamo a vedere anche per il tuo segno zodiacale, vediamo l'oroscopo settimanale dal 10 al 16 agosto 2020, vediamo quindi la settimana di Ferragosto. Come vedi, ho già buttato giù tutte le 12 case astrologiche, infatti andremo a vedere la sessualità, le relazioni, il lavoro, i soldi, i viaggi, l'amore, vedremo un po' tutto. Vediamo un po' allora dunque la settimana per te, amico del Capricorno, dal 10 al 16 agosto 2020. Cosa accadrà per il segno zodiacale del Capricorno? Ok, beh, allora qui, guarda, qui c'è anche un bellissimo due di coppe. Allora, vediamo, qui sicuramente c'è una persona per noi importante, qui ci vedo un uomo, sia che siate uomini, sia che siate donne, sicuramente potreste avere a che fare con questo signore molto cordiale, molto carino nei vostri confronti, anche abbastanza protettivo, oserei dire io, ok? Quindi se siete fidanzate o sposate, direi passerete un momento anche abbastanza gioioso, tranquillo, felice con il vostro marito, con il vostro compagno, quello che è. Se siete uomini, a maggior ragione starete bene perché siete proprio voi, ok? Qui ci vedo una donna con cui avrete a che fare, magari una donna che non avete sentito per un po' di tempo, che è lontana da voi, va bene, e che riprenderete a sentire, o che magari potreste pure vedere in un certo qual modo, ok? Qui ci sono anche delle nuove amicizie che potreste fare, va bene, persone che conoscerete, eccetera. Però nonostante qui tutta questa solarità, tutte queste amicizie, tutta questa gente intorno, io qui vi vedo anche abbastanza, come posso dire, qui vi siete allontanati da qualcuno o da qualcosa, perché vi vedo molto dentro, quindi qui voi insomma vi siete allontanati da qualcuno o qualcuno ha lasciato voi qui. Perché dico questo? Perché qui c'è questo senso di solitudine, questo senso di abbandono, questo senso di perdita, qui c'è, nonostante, ripeto, qui ci sono compagnie, ci sono, c'è una donna con voi se siete uomo, c'è un uomo con voi se siete donna, bla bla, ok? La sessualità idem, quindi qui potreste, insomma, ecco, ok? Potreste far pratica durante la settimana, ma nonostante tutto qui c'è qualcosa che non vi fa sta bene. Qui vedi, qui fanno vedere una gabbia da cui sono volati via gli uccellini, quindi qui c'è un qualcuno che se n'è andato dalla nostra vita, qui la nostra quotidianità è stata in qualche modo stravolta, non dico durante questa settimana, magari prima, questa è un'emozione che vi portate dentro voi, capito che voglio dire? Ecco, nonostante in questa settimana, come vi ho detto, bla bla. Qui se avete figli ci potrebbe essere una settimana lontano dai figli o dai fratelli, quindi magari vi mancheranno perché non li vedete, che sono in ferie, ok? Cose di questo tipo, ecco, cose di questo tipo. Però ecco, ci sono le comunicazioni, ci sono, diciamo così, divertimenti, sicuramente, come vi ho detto, sarete circondati da persone, però dentro siete isolati, c'è un qualcosa che vi tenete dentro che vi fa sentire anche un pochino tanto soli, nonostante la compagnia intorno, va bene? Allora, andiamo a vedere un po' l'oracolo che cosa dice in più, vediamo per il segno del Capricorno
10-16 agosto 2020. È volata delle sfide. Qui ci sono, vedi, delle sfide da portare avanti. Infatti, come vi stavo dicendo, la pazienza. Quindi qui si vuole arrivare sicuramente a qualcosa, però dobbiamo aspettare delle cose magari che vanno un po' a rilento. E l'indipendenza, guarda, qui ci si sta allontanando da qualcuno, chi magari ha appena divorziato o chi si sta lasciando, o chi si è appena lasciato. Qui si parla, vedete? Qui ci sono delle sfide da superare per arrivare all'indipendenza, ma anche indipendenza economica magari, dipende dalla vostra situazione personale naturalmente, e la pazienza. Quindi qui ci vuole un attimino di tempo, un attimo di calma, di pazienza, ed effettivamente la calma la vedo anche dai tarocchi. Però nello stesso tempo, vedi, c'è la gratitudine e c'è il due di coppe. Quindi qui sicuramente magari siamo usciti o stiamo uscendo da una storia, ma potremmo già essere dentro ad un'altra, eh? Non lo escludo affatto per il Capricorno, va bene? Voglio vedere adesso i segni zodiacali coinvolti, così magari ti aiuta. Allora, vediamo per il segno. Ah, vabbè, niente. Per il segno del Capricorno, quali segni zodiacali ci saranno coinvolti durante la settimana? Con quali segni? Allora, sicuramente qui c'è lo Scorpione, il Sagittario, l'Ariete, il Leone, i Gemelli e la Vergine. Quindi qui non vi aggiungo più nulla perché sono 1, 2, 3, mettiamone un altro, dai. Con quali segni zodiacali avrà a che fare il Capricorno? Lo Scorpione l'ho già detto e mi viene confermato. E l'Acquario. E la Bilancia, ormai l'ho guardato. Allora, Bilancia, Acquario, Gemelli, Vergine, Ariete, Leone, Sagittario, Scorpione. Questi sono i segni che più escono in fuori, o all'ascendente o come segno solare, va bene? Poi me lo direte voi, mi direte voi se riconoscete questi segni zodiacali e la situazione che vi ho appena descritto. Fammi sapere giù nei commenti, mi raccomando, lascia un bel mi piace a questo video e iscriviti, mi raccomando, perché io ti aspetto naturalmente sempre qui con me, con Penelope, al prossimo video. Mi raccomando, va bene? Un bacione e a presto!